Il mio cuore è ben disposto, Dio. Io canterò e salmeggerò con riverenza. Destatevi, salterio e cetra. Io voglio risvegliare l'alba. Ti celebrerò fra i popoli, o Signore, e a te salmeggerò fra le nazioni, perché la tua bontà giunge fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda su tutta la tua gloria, perché quelli che ami siano liberati. Salvaci con la tua destra e ascoltaci. Questo salmo è un salmo di ringraziamento per quello che il Signore fa per noi in ogni momento della nostra vita. È descritta la stretta relazione tra la parola del Signore e chi l'ascolta e la celebra. L'affermazione «Io canterò e salmeggerò» dimostra il desiderio di avere un incontro quotidiano, una relazione intima con il Signore. L'invito alla cetra e al salterio di svegliarsi è un invito a svegliare il nostro cuore. Tutto il nostro essere partecipa all'incontro con il Signore per lodarlo. Ma qual è il motivo della lode? Per il salmista è la grandezza dell'amore e della fedeltà di Dio. Un amore fedele che non viene mai a meno e che salva. Il salmo si apre con un inno gioioso di lode. È un canto mattutino che veniva accompagnato dall'arpa e dalla cetra. Il messaggio del salmo è molto chiaro. Ha al centro la bontà e la fedeltà di Dio. Sono parole tipiche per indicare l'amore fedele del Signore nei confronti del patto con il suo popolo. E contando su questa fedeltà, il popolo è sicuro di non venire mai abbandonato da Dio. La Bibbia non è semplicemente un libro, ma quando la leggiamo è il Signore che ci parla. Quando il salmista chiede alla cetra e al salterio di svegliarsi, in realtà è un richiamo alla propria persona di svegliarsi. Svegliarsi per recarsi all'appuntamento quotidiano con il Signore per lodarlo. Il mio cuore è ben disposto, dice il salmista. Ma ben disposto a cosa? Ben disposto a lodare la grandezza di Dio, a lodare l'amore e la fedeltà del Signore, cioè un amore fedele, un amore che è sempre pronto ad aiutare e a salvare. E con il cuore ben disposto a lodare questo amore, siamo sicuri di non essere mai abbandonati da Dio in qualsiasi momento. Questa certezza accende la fiamma della speranza. Speranza di trovare una via di uscita da ogni situazione, anche la più disperata. Perché siamo certi di avere il Signore al nostro fianco per indicarci il cammino. Buona giornata e che il Signore ci benedica.